Nelle decorazioni si possono anche utilizzare quelle che sono, questi qua sono arance secche, che per farle diventare così sono quelle arance che a volte sono matte, che si trovano in giro, si tagliano, come vedete qua a spicchio, e si mettono nel forno a far asciugare. Per far asciugare nel forno basta mettere il forno, se avete il forno ventilato è la cosa migliore, se no lo mettete a fuoco veramente veramente basso, lo lasciate dentro un'ora e loro si asciugano e praticamente diventano così. Idem sono le fette d'arancia. Le fette d'arancia voi le tagliate a sottili, a spicchi sottili sottili, un po' come se fosse un carpaccio d'arance, e poi le fate tostare sulla pentola aderente. Quindi quelle poi le fate asciugare, l'arancia essendo dolce si forma un caramello e praticamente poi rimangono così per un sacco di tempo. Non vi durano un'eternità, però un anno vi durano tranquillamente. Quelle poi le potete comunque utilizzare con la colla a caldo, con la cannella, e quindi le potete utilizzare per fare tutte le decorazioni che volete. Queste cose qua sono sempre molto semplici, perché poi voi potete sempre utilizzare il filo di ferro una volta che poi le avete fatte seccare, ci mettete dentro la vostra colla a caldo e la utilizzate per fare le vostre decorazioni, che sia la decorazione per il vostro candelabro, per il vostro centro tavola, oppure le potete anche unire tutte insieme e fare delle ghirlande da abbinare a quelle che sono le decorazioni per le porte. Sono tutte delle operazioni che sembrano difficili, perché poi alla fine le arance matte, quelle che cadono per terra e sono piccole, io le chiamo le arance matte, insomma, che non sono buone da mangiare, perché magari non hanno il succo. Cosa? Dico, dobbiamo comprarle comunque queste arance piccoline, no? No, le arance matte si trovano per terra, signora. Vabbè, ma lei va in un qualsiasi campo, le ruba, tanto sono matte, rimangono lì. Io dico sempre che bisogna imparare a rubare un po' ogni tanto. Vabbè. Soprattutto se sono cose date dalla natura. Dalla natura. Tanto, quindi, allora, le arance cadono per terra, le si fanno marcire, invece si prendono, si utilizzano per fare le decorazioni. E si tagliano però prima di farle, di metterle Si tagliano a spicchio così praticamente, vede? Sì, lei fa dei piccoli tagli perché almeno il succo all'interno evapora. Ho capito. Evaporando questo le dura un sacco. Certo. Poi questa lei la può utilizzare, riempie una ciotola, profuma anche. E volendo si possono anche colorare, sì? Sì, oppure mettere nel glitter, per esempio. Può mettere nel glitter, può farla con lo spray e poi metterci sopra la foglia oro. Per metterci la foglia oro bisogna usare lo spray. Lei la foglia la lascia cadere sopra e poi con un pennello asciutto spazzola via tutta l'eccedenza. L'eccedenza della foglia oro non va buttata, va sempre messo sotto un foglio di carta, va recuperata, perché poi la riutilizza per altre cose. Per altre cose. Esatto, grazie. Esatto. Non ci mancherebbe. Quindi quando avete ingambato le vostre arance potete utilizzarle sempre per le vostre decorazioni. Poi la cosa bella è che avendo sotto un'anima di ferro, l'anima di ferro voi gli potete dare tutte le forme che volete. E questa è la decorazione che voi potete comunque utilizzare decorando le vostre porte di casa. Quando avete fatto il vostro festone potete poi legarci tutto quello che... Naturalmente mettendoci le cose naturali all'esterno è bello, per il fatto che quando l'oggetto naturale prende l'umido profuma anche, quindi se voi mettete la cannella, se voi mettete le arance, le fette d'arance, alla fine quando voi entrate in casa sentireste anche proprio il profumo delle arance, quindi questa è una cosa molto, molto gradevole anche per chi viene a trovarvi proprio. Tutti questi oggetti qua che sono... Le fette d'arancia, che sono le pigne, possono essere anche utilizzate come un regalo per il vostro commensale, insomma, no? A volte è carino regalare il segnaposto al proprio commensale, però naturalmente
di questi periodi uno dice già gli offro la cena, il pranzo, può bastare avanzare. Invece per fare una cosa più raffinata basta anche soltanto prendere quella che è una pigna, voi ci passate del nastro, della raffia, insomma quello che volete, e poi con questa pigna ci legate il tovagliolo, insomma, no? O ce lo legate, oppure ci fate un fiocco e lo appoggiate anche sopra il piatto. Voi volendo potreste anche semplicemente farci un fiocco e poi dopo appoggiarla sopra il piatto. Perché guardate, con niente, guardate che carina che è. L'appoggiate sopra il piatto e avete regalato una cosa comunque carina. Poi all'interno delle fessure ci mettete il cartoncino con il nome del commensale, ed è molto carino che dietro ad ogni cartoncino, quindi di ogni persona, ci sia una frase dedicata a quella persona. Quindi è molto, diventa anche proprio un regalo molto personale. Io lo faccio sempre perché il giorno di Natale sono io che cucino per i miei genitori, i miei fratelli, e faccio sempre queste cose. Ad ognuno scrivo un pensiero. Io lo faccio perché i miei li vedo due volte l'anno, quindi il giorno di Natale credo che sia, insomma, molto importante passarlo con loro e anche con i miei fratelli. Quindi mettere il nome e dietro sempre, ma veramente un piccolo pensiero, non è che dovete scrivere la Divina Commedia, però se voi al nome del commensale ci mettete anche un pensiero dedicato alla persona, l'oggetto, che potrebbe sembrare anche un oggetto banale, diventa sicuramente molto molto apprezzato, eh. Poi soprattutto se è un oggetto come la pigna, che è un oggetto naturale, che comunque lo si può mettere in un vaso, su un piatto, cioè comunque non si getta mai. Poi dopo un po' magari si getta se si riempie di polvere, insomma, ecco. Che poi può essere comunque la pigna, può essere quello che è l'arancio, come dicevo, possono essere comunque anche le stecche di cannella legate insieme con dello spago, e poi alla fine dello spago metterci il bigliettino. Cioè comunque delle cose sempre molto semplici, ma che diventano un segnaposto per il vostro commensale. Questa è un'altra delle cose molto importanti. Cioè quando voi avete un invitato a casa, non tutte le sere, però se si fanno delle cene importanti, ricordarsi sempre che il segnaposto è un come dire, è un gesto di attenzione verso chi viene a trovarvi, perché la pietanza che voi donate al vostro commensale è sicuramente già un gesto importante, ma il segnaposto è proprio un gesto di attenzione del vostro commensale, del vostro invitato. E quindi voi siete talmente attenti a lui che oltre a cucinare avete anche dedicato un attimo in più per ricordargli che quello è il suo posto. Ed è per quello che io dico sempre che dietro il bigliettino del nome scriverci un semplice pensiero è un'attenzione maggiore a tutto quello che voi avete fatto. E questa è la cena perfetta proprio. Quindi ricordarsi che oltre alla giusta apparecchiatura, avere anche il segnaposto per il vostro commensale, arrivate alla cena perfetta. Tra cui una cosa da non dimenticare è che il vino non va mai servito nei bicchieri colorati. Ricordatevi, l'acqua va benissimo, ma il vino non va mai servito nei bicchieri colorati. Il vino va sempre servito nei bicchieri trasparenti. Questa è una cosa importante. Poi a seconda di cosa vi piace più come forma, il vino andrebbe sempre, diciamo, servito dentro bicchieri tondeggianti, però se uno vuole bicchieri quadrati ce li può mettere quadrati. L'importante è che il bicchiere sia trasparente. Questa è una cosa molto molto importante. Io l'altro giorno ho fatto vedere come si può fare un centro tavola
e come si può partire utilizzando un piatto che noi abbiamo in casa. Oggi invece vi faccio vedere che se voi non avete un piatto in casa potete utilizzare la spugna per i fiori freschi. Che io ho. Questa è la spugna per i fiori freschi. Che quando lo mettete a bagno, ricordatevi sempre che va appoggiata sopra l'acqua, mai pigiata. Perché se voi la pigiate, fate sì che la spugna non si imbeva bene al centro. Perché se voi la tagliate, vedete che è ben bagnata anche all'interno. Se voi invece la pigiate, succede che si blocca l'aria e quindi avreste soltanto la parte esterna che è bagnata, ma la parte interna non è bagnata. Quindi poi mettendo all'interno i fiori non possono nutrirsi d'acqua e quindi finirebbe per appassire il prima possibile. Se voi non avete, diciamo che uno non ha il piatto perché non c'ha voglia di utilizzare il piatto, si rovina, allora si può recuperare. Io ho recuperato proprio del cellophane, perché proprio non avevamo neanche oggi, veramente con sta storia dei forconi non sono riuscito ad andare a prendere niente. Prendete quello che è della semplice plastica, oppure se avete in casa i famosi sacchetti della frutta del supermercato, meglio ancora. Questo qua ci fate, lo rivestite tutto intorno praticamente. Praticamente la plastica fa sì che la vostra spugna tenga l'umido e quindi non... non evapori l'acqua in modo veloce. Quindi voi così avete la vostra base sotto, e questa qua è una base semplicissima nel momento in cui voi non avete un piatto da utilizzare, vi siete dimenticati di andare a comprare una cosa per il centro tavolo. Una volta che voi avete questa base, fate sempre come abbiamo fatto con il fiore artificiale, con la spugna per il fiore artificiale, fate dei tagli che sono i tagli un po' per invitare poi il verde che voi utilizzate. E poi da qua partite e lavorate con il vostro pino praticamente. Naturalmente prendete magari... Allora, partendo così, cioè voi appoggiate innanzitutto quello che è il ramo più lungo, che allunga la parte del vostro centro tavola. E quindi date già una misura, una dimensione al vostro centro tavola. E poi con gli altri aghi intorno ci fate tutta la vostra decorazione. Quando arrivate alla parte superiore del centro tavola, sopra, se non volete inserire il verde ma volete fare una cosa piatta, basta che fate questo gesto qua, cioè prendete il pino, un pezzettino di pino del ferro, fate un uncino e praticamente lo mettete sopra. E poi dopo
continuate nella parte laterale. Ricordatevi sempre che se voi andate dal basso verso l'altro, riuscite poi a coprire tutto quello che è la parte di plastica che avete utilizzato sotto come, per fare come base. Voi una volta dopo che avete preparato la vostra base potete iniziare la decorazione, però avete visto che anche se non avevamo una base sotto perché ce la siamo dimenticata, con un po' di plastica abbiamo risolto, avete risolto il problema del come fare un centro tavola, no? Poi di rami di pino, una volta che avete 3 rami di pino, bastano e avanzano, non è che ne avete bisogno di tanto, perché anche il pino bisogna cercare di recuperare tutto il più possibile. Poi una volta che voi avete preparato la vostra base, potete decorare come meglio credete, come dicevo prima, no? Potete utilizzare quelle che sono le pigne, quelle che sono le bacche. Naturalmente qua, anche se ci mettete del fiore fresco, potete metterlo tranquillamente, perché per esempio questo qua, che qua da voi è bellissimo, che è il wax flower, che è un fiore che a me piace tantissimo. Se voi lo mettete come base, al di là che ha questo profumo agrumato molto buono, voi lo utilizzate come base e poi dopo ci potete mettere tutto quello che volete, che siano appunto anche delle bacche artificiali, però avete fatto innanzitutto una base di pino fresco, poi ci mettete questo verde, questo fiore qua che è il wax flower, o fior di cera, che comunque è molto profumato, ha questo profumo molto agrumato, e poi ci mettete tutto quello che sono le vostre decorazioni, che possano essere le mele, che possano essere i tronchetti di cannella soltanto, possono essere le noci ingambate, le fette d'arancia, oppure le arance come dicevamo prima. E qua, se volete, potete metterci le candele. Se volete, potete metterci la candela grossa soltanto al centro o lateralmente, oppure potete anche non metterci niente, comunque fare una semplice decorazione che rimanga per tutto il periodo di Natale. Una volta che l'avete sigillata sotto, questo qua sotto tutto l'umido rimane, e quindi nel tempo, se in casa c'è molto caldo, potete dargli un poco di acqua alla spugna, e quindi quei 20-25 giorni la vostra composizione vi dura. Se poi utilizzate la cannella quando viene messa nella spugna per i fiori freschi, cosa fa? Assorbe l'acqua e quindi si inumidisce. Inumidendosi, poi il profumo della cannella riempie veramente la casa, quindi è molto bello. E ne utilizzate proprio anche il più possibile, insomma. E questo qua è una base semplice per poi decorare il vostro centro tavola. Quindi avete visto, quello che vi ho fatto vedere è come, utilizzando pochissimo materiale, noi possiamo fare più cose, no? Quindi qua possiamo fare un centro tavola. Se lo uniamo tutto insieme legato,
possiamo farlo diventare un festone per le nostre porte di casa, per le nostre finestre, ma allo stesso tempo può diventare anche un centro tavola. Miscelato con il verde artificiale diventa una decorazione comunque per il nostro candelabro che abbiamo trovato in casa. Addirittura il pino, volendo, se voi ne utilizzate una piccola parte legata comunque con un fiocco, potrebbe diventare, come la pigna o come la cannella, un segnaposto, addirittura per la chiusura del nostro pacco regalo. L'importante è che si parta sempre da una base, che è la base semplice, di un'unica tipologia di verde che ci ricorda il Natale. Quindi il Natale è tutto legato da questo mondo, che è il mondo del pino. Poi voi a questo centro tavola potete utilizzarci un sacco di altri verdi, come dicevo prima, per il candelabro, l'eucalipto, le bacche di iperico che ci sono in questo periodo, che sono delle piccole bacche verdi molto molto belle, sono le bacche di ginepro, tutto quello che comunque la natura ci offre, soprattutto in questo periodo, se noi lo utilizziamo e ne facciamo una buona miscela, riusciamo a creare sicuramente una buona base per tante cose. Se poi ricordatevi che una volta che voi avete una base pulita, una base naturale, poi dopo la decorazione che voi volete abbinarci è una decorazione che richiama molto il vostro modo di essere o come voi apparecchierete la vostra tavola. L'importante è che la base sia il più semplice possibile. Questa è la base importante. Poi su una base così voi potete metterci dei rami artificiali che nessuno vi vieta di inserire per rendere più magica la vostra tavola, perché poi comunque se voi mettete questo qua nell'ebola artificiale, naturalmente toglieremo quelle che sono queste bacche qua, ma diventa, con la cannella, diventa sicuramente un centro tavola molto molto raffinato. Poi avendo l'anima di ferro, voi lo potete modellare naturalmente. Ad un centro tavola così ci dovete abbinare delle candele bianche. Quando fate una decorazione bianca, poi ricordatevi di non abbinarci mai delle candele color crema. Il bianco ha bisogno del bianco. Se fate invece una decorazione con una base di rosso, potete abbinarci le candele bianche, le candele crema, le candele rosse. Però con il bianco utilizzate solo il bianco, perché il bianco è proprio un colore puro e quindi ha bisogno di avere vicino dei colori che siano nella sua gamma il più vicini possibile. Se poi voi volete abbinarci i verdi, ci stanno sempre bene, ma la candela che diventa un oggetto supplementare deve essere assolutamente bianco. Grazie di tutto.